E facciamo un applauso a questo bellissimo gruppo di percussionisti, sono i batteristi del progetto Musica Scuola dell'Associazione Musica Per, che ci hanno dato con ritmo il benvenuto a questa serata intitolata alla gratuità. Davide Rondoni, io sono Roberto Ravaioli. Ciao Roberto, buonasera, grazie a tutti quelli che sono qui. Saluto Sua Eminenza il Cardinale, naturalmente il padrone di casa, l'ingegner Bernardi. Siamo qui per una cosa che si chiama il succo della gratuità. La gratuità è quella cosa da cui dipende tutto. Siamo qui a parlare di ripresa, ci si ritrova finalmente guardandosi in faccia, non con troppe mediazioni video. E molti pensano che la ripresa dipenda da quella legge, da quella risorsa, da quel fondo. Ok, è vero tutto. Però la cosa da cui riprende sempre la vita è la gratuità, cioè l'incontro con qualcosa di gratuito, qualcosa che è così bello che ti fa sospirare. Lo diceva bene un grande poeta che si chiama Dante Alighieri, che infatti dice che il massimo è incontrare qualcosa che è gratuito, che è come un miracolo, e che ti fa sospirare il cuore. E infatti dice, tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quando è l'altrui saluta, che ogni lingua deven tremando muta e gli occhi non l'ardiscono di guardare. Ella si va sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta e sembra che sia cosa venuta da cielo in terra a miracolo mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira che gli occhi non l'ardiscono di guardare e par che dalla sua labbia si muova uno spirito soave pien d'amore che va dicendo all'anima, sospira. Ecco, questo sospiro è quello che la gratuità, quando la si incontra, ci fa fare. Allora, noi siamo qui perché il Banco di Solidarietà, a cui io partecipo come volontario, in questi giorni ha aperto le sue porte per raccogliere in maniera un po' speciale, vista anche la mole di domande che ci sono arrivate, cibo, e molti di voi l'hanno portato questa sera, già vi ringrazio, per poterlo distribuire come facciamo nelle case di persone che hanno bisogno. Allora io chiamerei subito, per dirci un po' il senso di questa iniziativa, qui sul palco, un amico che è Enrico Fattibene, che è il presidente del Banco di Solidarietà di Bologna. E intanto che sale... Diciamo che per respirare, per sospirare meglio, le norme anti-Covid ci consentono di togliere la mascherina quando siete nel vostro posto. Dovete tenerla solo girando, quindi potete liberarvi se lo desiderate. Allora, buonasera a tutti. Grazie di essere qui presenti e grazie anche di tutto quello che ci avete donato questa sera qui ai banchi, all'ingresso. È stato uno spettacolo, soprattutto in quest'ultimo periodo, vedere una disponibilità e una generosità nella gente, nel donare qualcosa di sé. E il Banco di Solidarietà è un'associazione di volontariato che opera a Bologna da una ventina d'anni e fa un gesto molto semplice, propone ai propri volontari un gesto molto semplice che è portare un pacco di generi alimentari a casa di una famiglia bisognosa che ci viene segnalata in vario modo. E al momento serviamo 750 persone circa con 150 volontari. Il tema di questa sera ci sta molto a cuore, come diceva Davide, la gratuità, perché credo che spesso diamo un po' per scontato e non poniamo bene l'attenzione che gran parte delle cose più belle che vediamo e che ci sono state date non le abbiamo perché le abbiamo meritate, ma ce le abbiamo gratuitamente. Ognuno può pensare a se stesso, il cielo che abbiamo qui su di noi stasera non ce lo siamo meritato. Ognuno pensi alla sua vita, alla mamma, ai propri figli, eccetera. E secondo me, quando uno ha in mente questa cosa, pensando a questa cosa, credo che venga un po' naturale il desiderio di rispondere a questo bene che ci è stato dato e quindi in qualche modo provare a, diciamo, restituirlo. E questo fa muovere a sua volta la gratuità. Quello che noi facciamo nel nostro gesto di consegna del pacco non ha sicuramente la pretesa di
soddisfare e risolvere i problemi delle persone che incontriamo. Anzi, portando il pacco, la prima e la seconda volta ti accorgi che il problema alimentare è una parte di un problema ancora più grande, che può essere materiale, le bollette da pagare, la casa, il lavoro che spesso manca, o un problema a livello umano. Però la cosa molto bella è che si creano dei rapporti che possono essere veramente una fonte di crescita per tutti. Soltanto vi cito un breve esempio dalla mia esperienza. Io porto il pacco a una persona che abita qui a Bologna da qualche anno, e qualche anno fa nel nostro ambito è venuta fuori l'idea di proporre alle persone che ricevevano il pacco di portarlo a loro volta a famiglie che avevano bisogno. A me questa proposta mi sembrava un po' strana, io avevo un po' di uno schema in mente, cioè c'è chi dona e chi riceve, c'è il volontario e l'assistito, però fidandomi anche un po' degli altri l'ho proposta e lui ha subito accettato con entusiasmo, e da allora io porto a lui alcuni pacchi, lui le tiene uno per sé e porta gli altri ad altre famiglie che gli sono state assegnate, e fa questo gesto con una grande dedizione. A volte quando io sono in ritardo mi chiama dicendo: guarda che aspettano il pacco quando arrivi. Quindi è lui un aiuto per me a fare meglio il mio gesto. Da un paio d'anni andiamo in alcuni negozi in centro a Bologna a ritirare il pane, pizze, brioche il sabato mattina. Lui si è coinvolto con noi e viene da quando abbiamo iniziato e non è mancato quasi mai. Questa esperienza semplice mi ha prima di tutto sgretolato quello schema che avevo in mente, cioè c'è chi dona e chi riceve, sono due cose diverse, e ho capito che pur in due circostanze diverse, perché comunque la sua circostanza materiale è vero che è più sfortunata della mia, ma questo non gli preclude la possibilità di esprimere il suo desiderio di felicità in questo modo, come la mia circostanza non lo preclude a me. E quindi ho capito che al fondo ci può essere una circostanza diversa, ma il nostro cuore è lo stesso e desidera la felicità nello stesso modo. E un'ultima cosa, poi vi lascio. In questi giorni, come diceva Davide, abbiamo fatto una campagna straordinaria di raccolta di generi alimentari, andando dietro a un bisogno che c'è, perché abbiamo avuto un grande numero di richieste in più, purtroppo, di gente che ha bisogno a partire da marzo, ma l'abbiamo fatto, abbiamo proposto a tutti di fare questa cosa soprattutto per un motivo, perché siamo convinti che anche con un gesto anche così semplice, cioè portare qualcosa da mangiare per gli altri, per qualcuno che ha bisogno, questo può essere per noi uno spunto per desiderare di approfondire questo aspetto così, così affascinante della vita che è la gratuità. E per questo l'abbiamo proposto a tutti. E per questo stesso motivo vi propongo, se avete piacere, di fare il gesto che facciamo noi, cioè di portare a casa un pacco alle persone che conosciamo. Abbiamo ancora diverse famiglie in lista, noi siamo qui al primo banchetto alla vostra destra, quindi all'uscita, nel caso potete anche soltanto chiederci delle informazioni e incontrarci qui all'uscita. Grazie a tutti per la vostra presenza e buona serata. Grazie Enrico. Allora io chiamerei adesso subito Sua Eminenza il Cardinale Zuppi, che ringrazio della sua presenza e della sua vicinanza. A Davide non gli si può dire di no, quindi se no mi ha minacciato col coltello. No, non è vero. No, io ringrazio perché sono stato al banco un paio d'anni fa, mi sembra, e mi colpirono due o tre cose. La prima che è un banco, quindi, però appunto, come giustamente ha detto il Presidente, non si sa chi è che sta da una parte e chi è che sta dall'altra.
è un banco circolare in cui ci si guadagna tutti, è un banco di solidarietà ed è fondamentale, perché poi la solidarietà vuol dire la traduzione pratica di quel comandamento dell'amore per il prossimo che nostro Signore ha lasciato a tutti, non a alcuni esperti, a tutti. Ed è la solidarietà che ovviamente non può che non essere concreta, quindi infatti in quella, posso scendendo un po', era, credo che fosse un garage inizialmente, era pieno di roba, di cose che con una velocità il banco lì funziona, cioè arriva e riparte subito. Si svuota facilmente, molto velocemente. Si riempie, non so se facilmente, ma si svuota sicuramente molto facilmente. E l'ultima cosa è quella della gratuità, che vuol dire regalare, gratuità vuol dire questo, che ti regalo qualcosa. Siccome ci è chiesto gratuitamente, avete ricevuto gratuitamente date, noi non siamo molto convinti che abbiamo ricevuto gratuitamente, spesso crediamo che insomma è tutto, ha capito quello che sono, quindi è chiaro che no. In genere veramente sapere che qualcuno mi regala qualcosa, mi dà qualcosa gratuitamente, vuol dire che mi vuol bene. E io non so, tutti noi quando ricevamo i primi regali era una cosa, se continuiamo a capire che riceviamo tanti regali vuol dire che qualcuno pensa per noi, e regalare qualcosa agli altri vuol dire davvero che possiamo essere accanto in un momento così difficile, che è già così difficile per tanti, che credo che dobbiamo fare molto di più. Quindi io vi ringrazio, perché questo vuol dire anche che ci sarà un banco che cresce, e poi l'andarci. Cioè il regalo non è che te lo spedisco, poi facciamo tipo, te lo porto. Come deve essere? Un regalo non è che dice ti faccio, te lo porto un altro. Te lo porto io, te lo regalo io, ti guardo negli occhi, sento gli odori, capisco la casa, vedo i problemi. In genere poi vuol dire anche ascoltare tante storie, capire tante storie, ci fa un gran bene. E quindi questo banco che ci fa conoscere delle situazioni dove noi altrimenti non andremmo, e creare anche dei legami belli, veri, perché appunto è un banco dove chi dà e chi riceve in realtà si confonde, è un po' un mistero di amore. Quindi vi ringrazio, e il mio augurio è che possa crescere, anche perché purtroppo c'è tanto bisogno di solidarietà. Grazie mille. Grazie, Sua Eminenza. Grazie. La gratuità sembra quello spazio vuoto che i musicisti capiscono benissimo, perché senza quella pausa non ci sarebbe il ritmo. Noi siamo pieni di cose da fare, questioni, eccetera, eccetera, però la gratuità, quell'ora che dai, quel momento in cui ti fermi perché ti accorgi che ti fanno un regalo per darlo, è quella pausa, e della pausa è il segreto del ritmo. E la vita senza ritmo è una noia, per questo stasera ascoltiamo musica. E di musicisti questa sera ne abbiamo davvero tanti, alcuni professionisti, sono in particolare quelli legati al progetto Musica Scuola, altri invece amatori, dilettanti ma bravissimi, che hanno voluto, come voi avete portato un pacco alimentare questa sera, portare in dono la loro arte, la loro passione. Allora io chiederei intanto a Lara Spazzoli e Costanza Ragazzini di salire sul palco, gli facciamo un applauso intanto che si sistemano, perché loro ci canteranno una canzone che c'entra col tema della serata. Sono giovani studentesse universitarie qui dell'Ateneo di Bologna. Ma intanto che si preparano, vorrei che voi faceste un applauso ai percussionisti di prima che non ho citato, e per cui vi chiedo un applauso grandissimo per Emilio Milan, Stefano Valli, Riccardo Tomba, Graziano Guidetti e Andrea Bisello. Hanno fatto una cosa che quasi nessuno ha mai tentato, cioè suonare a 50 metri di distanza l'uno dall'altro. Due pezzi ci faranno questa sera, scritti appositamente per questa serata. E adesso ascoltiamo. Lara, che cosa ci cantate? Prova. Facciamo una canzone che si chiama Ofelia di Rupens. Ci leggi un verso? Sì, allora, dice a un certo punto, vorrei che tu sentissi come puoi sentire, vorrei che tu amassi come puoi amare, vorrei che tu vivessi e andassi come puoi andare, vorrei che tu fossi come puoi essere. Fatti coraggio, amore mio, perché quando vedo te, vedo la speranza. C'è un mondo che ha bisogno di ciò che hai da dare.
alla tastiera Giovanni Ravaioli. Bravissime, bravissimi, grazie. E adesso chiamo Serena Zaniboni e Claudio Vignali, altri due musicisti invece professionisti. Serena Zaniboni è una cantante, oltre che essere un'artista visuale, fa arte a tutti i livelli.
Claudio è uno dei più importanti jazzisti italiani, ha vinto un contest internazionale a livelli altissimi e quindi questa sera hanno voluto regalarci. Serena è una insegnante anche lei di canto nelle scuole dove portiamo la pratica musicale e quindi non disdegna di tirare su giovani cantanti. Cosa ci cantate stasera? Allora, questa sera e questo primo, diciamo, momento abbiamo scelto due brani, uno jazz classico, uno standard, che si chiama Summertime, che conoscerete tutti, è scritto da Gershwin, che è una ninna nanna, quindi accompagna un po', insomma, questa speranza, questa coccola e questo non ti preoccupare che andrà tutto bene. E il secondo brano è un brano che io amo molto, che è un brano scritto da Mercedes Sosa, che è un inno alla speranza e si chiama Todo Cambia e parla di tutto il mondo, dell'emozione che alla fine comunque bisogna camminare perché tutto cambia e tutto va e continua ad andare. Serena Zaniboni. Grazie. E Claudio Vignali. Summertime, and I live in this season. Fish are jumping, and a cod on his side. Oh, your daddy is rich, and your mom, she's good looking. So hush, little baby, don't to cry. Summertime, and I live in this season. Your mommy and daddy standing by.
Grazie. Claudio Vignali. Adesso vi cantiamo Tutto cambia. Cambia ciò che in superficie, cambia ciò che è più profondo, cambia il modo di pensare, tutto cambia in questo mondo, cambia il clima con il tempo, il pastore con il gregge, tutto cambia a mano, e anch'io cambio. Il sole e la sua corsa, quando la notte lo investe, e la pianta cambia veste, si fa verde in primavera, cambia il manto di ogni fiera, e i capelli dell'anziano, tutto cambia a mano, e che anch'io cambi non è strano. Ciò che già cambiato ieri.
cambierà domani ancora. Tutto il mondo cambia piano, che anche io cambi non è strano. E allora cambia, tutto cambia, cambia, tutto cambia, cambia, tutto cambia, cambia, tutto cambia. Grazie. Grazie Serena, grazie Claudio. Ci avete fatto un regalo, davvero. Allora, abbiamo sentito che tutto cambia. In realtà qualcosa non cambia, nel senso che al Banco di Solidarietà c'è Franco Berzeni sempre nel magazzino. Io vorrei fare un applauso a Franco che cura il magazzino del banco da quanti anni? Togliti la mascherina un attimo, che miseria. 25 anni, da quando è nato, insomma. 25 anni. Qui tu sei entrato, che eri giovane, alto e bello, e ti sei ridotto, no. Fabbrica, tutto. Come? No, facevo l'operaio e facevo il volontario alla sera. Poi invece adesso sono andato in pensione, è un continuo. È un continuo, vedo questo, quindi tutto cambia, a volte sì, a volte no. Quindi io ringrazio Franco, è un po' a emblema di tutti i volontari che danno tempo ed energia al banco, poi a lui lo ringrazio perché quante volte si è operato? No, cosa? Il ginocchio. Qualche volta, ma non. Ma questo perché fare il magazzino del banco fa bene alle ginocchia. Sì. Se no, chissà come è rimesso. Sì, appunto. Bene, allora grazie a Franco, grazie anche a Margherita che stasera non è con noi, che è la segretaria che tiene dietro un po' a tutte le attività, e ne approfitto per leggere una delle lettere, delle tante lettere che arrivano ogni tanto al banco da qualcuno dei volontari che racconta l'esperienza che si fa, me le ha passate Franco, Enrico. Puoi andare, ma là c'è da caricare un sacco di roba. Quindi vai che c'è da caricare, ciao Franco. Allora, c'è questa lettera che dice: oggi sono andato a trovare X, la famiglia X, e la sua famiglia, aiutata fino a poco tempo fa dal Banco di Solidarietà. Pochi giorni fa, questo signore e sua moglie hanno deciso di rinunciare al pacco perché hanno trovato un lavoro, lei ha trovato un lavoro, non ancora definitivo, ma che gratifica questa persona come se lo fosse. Diceva prima giustamente Enrico che portare un pacco vuol dire poi toccare una realtà di problemi molto maggiori, dove normalmente il lavoro ovviamente è quello principale. Dice oggi questo tizio da cui portavo il pacco mi ha restituito il prestito che gli facemmo come amici di fraternità a ottobre 2014, 200 euro, non una gran cifra, per poter presentare la domanda di cittadinanza italiana. Mi ha sorpreso, non ci contavo su quella restituzione e ricordarglielo mi sembrava poco opportuno. Mentre me li restituiva si è commosso e mi ha abbracciato. Un musulmano che abbraccia un infedele, non c'è più religione. Mi ha detto che come è stato aiutato lui, è giusto che altri abbiano la stessa opportunità. E la lettera finisce dicendo: cosa ne dite? Devolviamo al banco quei soldi? Quindi grazie che ha scritto questa lettera e anche alla gratitudine della persona che abbiamo aiutato. Bene, proseguiamo con la musica adesso. Proseguiamo con un altro pacco musicale, nel senso di un dono musicale, e cambiamo completamente genere. Voglio qui sul palco Valeria D'Ascoli e Franco Troccoli. Eccoli qua. Cambiamo genere perché andiamo nella lirica. Fra i docenti di musica per abbiamo il docente di canto. Facciamogli l'applauso come si deve. Valeria viene dai più grandi teatri dell'Argentina e ha cantato anche in importanti teatri italiani. Questa sera ci regala due arie, vero? Cosa?
Dunque, la prima aria è un'aria molto famosa di una famosissima opera, Il barbiere di Siviglia di Rossini, e quindi è l'aria di Rosina, appunto, Una voce poco fa. E la seconda aria invece, andiamo su un genere più melodico, è una canzone napoletana, Ite vurria vasà. Ecco. Grazie, a nome del pubblico, Valeria D'Astoli e Franco Troccoli. Vincerò. Thank you.
trappole.
Grazie Valeria, grazie Franco, ci avete fatto un bel regalo e adesso sono molto felice di chiamare sul palco Giorgio Comaschi. Allora, mi hanno detto che devo fare una lunga introduzione perché la tecnica lo richiede, ma adesso lunga per modo di dire, eccolo qua, facciamogli un applauso proprio mentre sale, calca queste assi. Allora, perché Giorgio è qua con noi? Allora, Giorgio ha fatto questo disco che si chiama Dudè, giusto? È vero. E che vuol dire due giorni. Sì, perché quando è stata l'idea di Celso Valli, che miracolosamente ha accettato di lavorare per me, di fare questo disco, insomma, è un CD di monologhi e canzoni, un po' gaberiano, diciamo, di teatro canzone, e lui mi ha detto, guarda, fai così, vai alla Phonoprint e fai una specie di live, in un giorno registri tutto e in un giorno io te lo metto a posto come mixaggio, quindi lo chiamiamo Dudè. Due giorni. Due giorni. E per questo, comunque, io sono venuto per stare anche insieme a voi, il pretesto del CD, che per la prima volta presento questa sera ufficialmente, perché abbiamo avuto con i ragazzi di Sì Produzioni, che hanno creduto in questo progetto, l'idea formidabile di farlo uscire mentre c'era il lockdown. Perfetto. Cioè, che così nessuno lo ha, cioè, si compra online nel sito www.giorgiocomaschi-dude, però adesso dobbiamo fare delle serate ed è disponibile lì quando, se qualcuno vuole. È un CD da ascoltare anche in macchina, perché è fatto di monologhi e canzoni, quindi uno si ascolta anche un po' di radio. Io racconto anche, faccio dei monologhi tratti dalla Mosca e dei pezzi che ho composto in un paio d'anni insieme al gruppo, insieme a Giuliano Ciabatta, e stasera faccio sentire due o tre pezzi, cioè non voglio esagerare. Con il solito fantasma. Sì, no, premetto che per me questo è un bel posto, non è una location. Certamente, mai dire location. Cioè, se io sinceramente credo che sia un bel posto questo, e che se domani ti devo chiamare ti faccio una chiamata e non ti faccio una call. Una call, no. Certamente, italiano, sì. Italiano. Sto su, devo dire che Giorgio è un maestro nell'osservare la quotidianità. A me è sempre colpito di Giorgio questa acutezza nel guardare le piccole cose quotidiane, nel saperle cogliere e raccontarle. Ma come è venuto qui da noi? Diciamo in le Vespa. Cose, proprio in Vespa, certo, ma con lui ci sono dei musicisti. Sì, e quando io ho rivolto ai miei docenti la chiamata, chi vuole venire qui a questa serata portando in dono un po' di arte, Camilla Missio, facciamo un applauso alla bassista, che è una nostra bravissima docente, ha detto, beh, io ho fatto questo disco con Giorgio, magari glielo propongo, quasi quasi, forse accetta. E infatti siamo qua. Non essendo io un cantante, ho dovuto prendere dei musicisti veri, bravi, perché altrimenti... Fabio Costantini alla chitarra. Maria Galantino al pianoforte, che mi sopporta da anni. E supporta. Bene, vi lascio il palco. Per Dudè. Dudè. Ma no, il primo pezzo che vorrei farvi sentire è il title track. Come si dice? No, prima ho detto call e poi title track. Il title track. No, è una canzone dedicata a una figura che io amo molto, perché sono state loro, perché è una figura femminile, le prime che hanno fatto capire a tutti gli utenti della circolazione stradale l'assoluta inutilità dell'uso della freccia. Cioè, la sua abolizione è stata automatica, nessuno si è più azzardato a metterla, anzi, se uno la mette può venire anche multato. Adesso la freccia è stata abolita. Poi hanno introdotto altre regole nel codice della strada, come guidare tenendo il telefono, usando tutte e due le mani per telefonare invece di guidare, non ripartire al semaforo perché stanno mandando messaggi. Insomma, queste regole sono state adottate un po' da tutti e loro sono identificabili come una categoria ben precisa che abbiamo imparato a conoscere e anche ad amare, perché io le amo. Prego. Hai capelli biondi e vaporose, un leopardo addosso per amico, da 3 mesi fuma Icos,
sguardo torbido e chanteuse, la signora col SUV. Lei fa le sue cose, guida senza guardare, se non sta il cellulare sembra persa nel mare. Fa impazzire con classe l'autista del bus, non mette la freccia mai la signora col SUV. La signora col SUV è uno sceriffo in città, lei fa un pelo a un ciclista mentre sta su WhatsApp. Se il semaforo è verde non si muove da lì, deve mandare un messaggio perché è fatta così. Hai sentito la Fede? Sta con uno di Roma. Hai sentito la Trilli? Si è comprata la croma. Ho incontrato la Sissi, ha lasciato il marito e adesso è l'amante di quel maiale di Nico. La signora col SUV è uno sceriffo in città, lei fa un pelo a un ciclista mentre sta su WhatsApp. Fa impazzire con classe l'autista del bus mentre blocca il carraio con il culo del SUV. Mentre blocca la strada, non suonatele mai, se le viene il nervoso, allora sì che son guai. Lei si incazza con tutti, non sopporta nessuno, ma il marito però ha un piede a terra monzuno. La ventenne che vuoi dura un anno più o meno, tanto poi lui torna e non fa più lo scemo. Allora io per vendetta faccio come la Wanda, mi tengo il mio SUV e gli lascio la panda. Hai capelli biondi e vaporous, un leopardo addosso per amico, da 3 mesi fuma Icos. Lo sguardo torbido e chanteuse, la signora col sole. Eh sì, beh, basta osservarle per strada, sono sempre presenti e io le amo veramente perché mi piacciono. Poi tra l'altro le prendo in giro da anni nei miei articoli, quando mi incontrano mi dice che mi diverto così tanto quando guardi che sto prendendo in giro lei. Sì, però va bene lo stesso, vabbè. Ci sono momenti fatidici in una giornata, uno di questi fatale e fatidico, sempre parlando di osservazioni, a me capita spesso andare a fare la spesa qualche volta. E un momento fatidico, mortale quasi, è quello alla Coop quando si va alla cassa per pagare. Sono 24,25 euro, dice la cassiera. La signora realizza la cifra e risponde: bene, adesso guardo cos'ho. E tira fuori il portafoglio che contiene anche le monete, ma prima di tirarlo fuori cerca nella borsa fra fazzoletti, foulard, biglietti dell'autobus, fogli, trucchi, altre cianfrusaglie varie. A un certo punto della ricerca trasale e fa, prendendo in mano una tessera colorata: Ive, mo guarda, ecco dove l'ho cercata per mesi, era qua. E rivolta alla cassiera: sa, è la tessera dei punti, l'avevo persa e mi chiedevo ma dov'è, ma dov'è, ma dov'è, ma dov'è, ma dov'è. Siccome sembrano di quei dischi che si, con la puntina che si inceppa, la cassiera dà un colpo al braccio della signora che riprende: è tanto che dicevo a Gisto, Gisto, sai mica dov'è la tessera dei punti? E lui: mo no. E io: ma cercala nelle braghe che avevi sabato. E lui: mo che braghe avevo sabato? Insomma, il racconto si trascina con esito incerto, intanto dietro ci sono già 4 persone che sporgono la testa per vedere cosa succede. Di colpo la signora capisce e, aperto l'anfratto delle monete, dà il via ad una scena di altissimo livello teatrale. Cosa le serve? Chiede alla cassiera. Quel cosa le serve è l'incipit del dramma. Lei cos'ha? Fa la cassiera, aprendo il giro di un immaginario poker a 2.
Ecco la prima mossa. La signora fa: se io le do 40 euro, io le do 15,75, risponde prontissima la cassiera, esperta di anni di resti. Un momento, fa la signora, scavando con le dita in un tintinio che serve a confondere l'idea alla rivale. Io ho i 5? No, signora, non mi servono i 5, fa la cassiera. Il ritmo cresce, il dialogo si fa serrato, intanto la fila dietro aumenta. Scusi, sa, ma se io le do 50 centesimi, lei mi dà 20, io le do i 5. No, fa la cassiera, mi dia i 40 che il resto ce l'ho io. Sì, ma scusi, sa, se io le do 12,75 sarà ben meglio, così lei mi dà i 10 interi. Lo sguardo della cassiera a quel punto si spegne, si annebbia, non ha capito il conto che ha fatto la signora e studia la mossa. Se fosse al tavolo di poker darebbe un sorso al whisky e un tiro al sigaro, ma torniamo in diretta. Gli angolari del tavolo, che sarebbero poi le 20 persone già in fila, scuotono la testa. Due parlano fra di loro. Scusa, se le dai 25 non è meglio, l'altra gli dai 12, siamo a posto, no? No, fa l'altro, sono i 75 che mancano. Secondo me deve dargli 24, così la invita a venire fuori con i 50. C'è un momento di stallo, un nonno che deve pagare solo una confezione di lamette guarda Serafico e commenta solo così: par mei sei in cartè. Per me stiamo qui fino a mezzanotte. Infatti la situazione sembra più complicata di quello che sembrava all'inizio. Interviene da dietro una signora con sguardo altezzoso e stola di finto gatto con voce aggressiva: se volete pago io che non se ne parla più. Ma viene respinta e finisce dodicesima nella fila. A questo punto, colpo di scena, la cassiera fa buio, nel senso che fa per chiudere la cassa. La signora è spiazzata, ma il suo rilancio è prontissimo, col mezzo sorrisino in bocca un po' provocatorio, fa: mi cambia 100? La cassiera vacilla, ma è pronta, fa: va bene, siccome spende 24,25 io le do 75,75 euro. Ho i 75, ribatte la signora. Anch'io li ho, risponde la cassiera. Dal fondo della fila arriva una voce: e noi invece abbiamo due maroni così. La questione si fa confusa, le voci si alzano, si è formato intanto un capannello di persone, tutti dicono la loro, anche le altre casse hanno chiuso, le cassiere sono venute a vedere. L'esito della partita sembra incertissimo finché c'è il colpo di teatro. La signora crolla e svela il bluff. Lo ammetto, non ho i 75. E la cassiera trionfante: allora faccio io, dai il resto perfetto, boato di giubilo, la tensione si allenta, il vecchio con la lametta in mano chiude così. Anna aveva un cazzo in man, l'era da dire, e la folla sfila in ordinato silenzio. Senti, io sono qui davanti alle marmellate, ma non la vedo. Come si chiama pure? Un signore dall'aria rassegnata e un po' mesta sta spingendo con la mano sinistra un carrello in un centro commerciale, mentre con l'altra mano tiene all'orecchio un cellulare. È un omarello pilotato da casa, dalla moglie. L'uomo infatti viene spesso mandato a fare la spesa, quindi verso un destino che lui non conosce, verso un mondo misterioso fatto di trappole insidiosissime. Sinistra, destra, forse meglio di là. Destra, sinistra, adesso chiedo a qualcuno. Le curve del mattino son queste qua. E io dove sono? Io dove sono? Sono le 10, siamo già in tanti. Quanti carrelli, ho perso il mio buono. Ma da che parte saranno gli sciampi? E io dove sono? Io dove sono?
mi son perso alla coppa, aiuto, aiuto, vi prego, son qua, aiuto, aiuto, mi son perso alla coppa, con in mano un sacchetto di pop, un sacchetto di pop, un sacchetto di pop, un sacchetto di pop, mi son perso alla coppa, aiuto, aiuto, vi prego, son qua, aiuto, aiuto, mi son perso alla coppa, con in mano un sacchetto di pop, un sacchetto di pop, un sacchetto di pop, un sacchetto di pop. La paura di un uomo può essere questa, non so più dove sono e vago nel niente, e poi non ci volevo, perso anche la lista, dove sono le casse, adesso chiedo alla gente, scusi, dove sono le casse, dove sono? Mi son perso alla COP, aiuto, aiuto, vi prego, son qua, aiuto, aiuto, mi son perso alla COP, con in mano un sacchetto di pop, un sacchetto di pop, un sacchetto di pop, un sacchetto di pop, mi son perso alla COP, aiuto, aiuto, vi prego, son qua, aiuto, aiuto, mi son perso alla COP, le casse senza uscita, le uscite senza spesa, le casse automatiche no, le casse automatiche no. Steno, che fai? Ti sei perso alla COP? Sinistra, destra, però esci da lì e non scordare come sempre il borsello e riportami indietro l'euro del carrello. Dai, Steno, vai a far delle pugnette! Adesso questo pezzo invece è dedicato a una figura molto ricorrente. A Bologna siamo tutti un po' così, abbiamo questo, vabbè adesso capirete cosa, è un nostro senso proprio che abbiamo nell'animo, andiamo. Te vai a mio nome, cioè di che ti mando io, sei tranquillo, ti manda a coso, te vai lì. Cioè ti fanno, ti trattano benissimo, cioè poi vai lì proprio, chiedi di lui, dici per mio amico proprio. Speso i massimi. Ah guarda, sei fortunato, sei fortunato, il primario dell'ospedale è come mio fratello, cioè ti opera lui, cioè stai tranquillo, sei in una botte di ferro, lui è uno dei primi in Europa, vai proprio, vai, cioè, faccio la telefonata io. Morto. Ditemi dove siete, sì, non so se vengo, però ditemi dove siete, che semmai se ce la faccio vi raggiungo là, non so a che ora, però vi raggiungo, ci becchiamo là. Mai visto il cioccapiatti, il cioccapiatti, il cioccapiatti, il cioccapiatti. Io l'ho sempre detto, cioè, l'ho detto, guarda, l'ho detto fin dall'inizio, cioè lo dico da giugno, io, ma è giugno, ma è lo stesso, io lo dico da tempi non sospetti che andava a finire così, voi niente, ma a chi l'ha detto poi? A chi l'ha detto? Ah, vuoi fare yoga, spinning, Bikram, Falun Gong, così vuoi trasformare il karma, te vieni da me? Vieni da me, te lo insegno io, ho imparato tutte quelle cose lì, sono andato in India, è inutile che vai a spendere dei soldi, te lo faccio io, ci penso io, ti faccio anche quei semini da mangiare, ci penso io, faccio io. Dove cazzo l'hai imparato? Vasco Rossi, oh, Vasco, siamo amicissimi, siamo fratelloni, un fratellone, mi sta sempre addosso, però vuole che lo porti fuori, a me fa venire anche su due maroni così, perché è peso, peso, peso.
il gioco a piatti, il gioco a piatti, il gioco a piatti, il gioco a piatti. Boccelli, sono scoperto io Boccelli, cioè, Boccelli, cioè, non voleva cantare Boccelli, eh. Cioè, sono io il primo che gli ha detto dai canta, lui fa no, non ne voglio, no, canta, l'ho convinto e adesso guarda boh. Cioè guarda, 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 guarda Boccelli, se non c'ero io non diventava nessuno Boccelli. Il Bologna è già stato venduto, una cordata di cinesi, già tutto fatto, già preso l'allenatore, me l'ha detto uno che però non si deve sapere ancora, l'ho imparato da una che fa le pulizie, che la donna di servizio di Fenucci, che fa, no ma io spero tu non dire niente perché ancora è tutto sotto, perché stai zitto, non si deve sapere. Allora, io la strada per arrivare a Trump ce l'ho. Te lasciami lavorare quando sono pronto, però ti dico io come muoverti, ma stai fermo adesso, eh. Mi raccomando, ti dico qualcosa io. Il cioccappiatti, il cioccappiatti, il cioccappiatti, il cioccappiatti. Oh, comunque vien giù della gente apposta da Milano. O comunque pensa, vien su della gente apposta da Roma, chi? Poi viene anche della gente di lato, da qua e da qua, vengono, arrivano, chi? Poi c'era anche Luca l'altra sera, c'era Luca, ma Luca chi, scusa? Luca Carboni. C'era Cesare, ma chi c'era? Carbonini, no? C'era Gaetano, chi? Curere, Curere. C'era Gianni, Morandi, Pavarotti, eravamo fratelloni con Pavarotti, guarda, cioè andavamo via insieme, quando andavamo via in aereo eravamo io, lui e la fettatrice, cioè eravamo proprio, cioè, ma guarda, e poi se non c'ero io in sala di incisione lui non si presentava, non cominciava, mi dava il 5 prima, è stato io che gli ho insegnato quel do di Pavarotti, no, quel do che ha Pavarotti, è stato io quello. Tu sei un gioccapiatti, tu vai di qua e di là, racconti balle a tutta la città. La gente che ti ascolta ti viene dietro e non lo sa, che tu la spari grossa e domani si vedrà. Ecco il do, senti, il do questo. Come un sì? No, non è un sì, è un do. Vabbè, insomma, comunque se non ci credete, allora andate, però guardate che è verissimo, se non c'ero io in sala, lui non comincia. Il cioccapiatti, quanti di noi ne dicono e sparano, Però la figura fondamentale per il cioccapiattismo bolognese è la sua maschera, perché non c'è un cioccapiatti più grande del dottor Balanzone. Io non voglio perdere, e nel CD c'è una tirata di Balanzone, perché questa nostra parlata rotonda, io delle volte la faccio anche fuori, capiscono tutto, cioè capiscono, è come quando si ascoltavano le canzoni in inglese che non si capiva un cazzo, allora tu dici, però bello il suono bolognese è bellissimo, no? Però Balanzone è proprio, che tra l'altro è una maschera creata nel 700 per prendere in giro i dottori dell'università, una maschera satirica, perché i dottoroni dell'università avevano stancato in quel periodo e hanno creato Balanzone. Balanzone è farmacista, medico, universitario, latinorum, tutte queste cose, ed è stupendo perché questa è una tirata del 1700-1800 di Properzio Talpi, dura pochissimo, ma vi accorgerete che il cioccapiatti, come lui, riesce a partire da un punto e fare tutto un gran giro e tornare allo stesso punto senza aver detto niente. Per esempio, immaginiamoci che arrivi qui, si inciampi e fa... A Vivest, a San Scapuzzè, scapuzzando, se va a cascare, se fosse cascare, sarei fat male.
Sam fos fat mel, am serve mesalet. Sam fos mesalet, am serve gnol medic. Al medic, al m'avrei ordinato i medicamenti. I medicamenti sfan con il drog, secondo Aristotele. Aristotele fu master d'Alessandr Magn. Al Magn Alessandr fu padran dal Mand. Al Mand le sustinte da Atlant. Atlant par sustnir al Mand la davare una gran forza. La forza la ten sol culan. Il culan i ten in suoi palaz. I palaz in ste snie dagli architetti. Gli architetti fan al Gian. Al Gian al ven dalla pittura. La pittura le onde gli ert liberel. Gli ert liberel gli in set. Come set gli erni savi dell'antica Grecia. In Grecia è l'eloquenza. L'eloquenza le Minerva. Minerva in Samadia. E van a Cassia, la Cassia è la spegna di Usì e dal Fier, a Radalfir le Lian, a Lian le Lermet Venezia, Venezia le Versin, come le Versin la giustizia la porta la bilancia e la speda è là i suldè van alla guerra, in guerra se spara del canonè, i canoni impenget polvere et bal, e il bal le Lermet Fioranza, Fioranza è la metropoli della Toscana, dalla Toscana ai ven al principi dal bel parler, al bel parler al fo Ciceran, Ciceran al fosse una daure dramma, ramma le ste guerne dai Caesar, i Caesar ieren doc, come doggi erni mise d'lan, l'an le divisi in stasan, e stasan in quater, come quater ien element, acqua, aria, fug e terra, per far frutter la terra, bisogna arerla, per arer la terra sdrova i bu, ai bu, ai si sgorga la pel di bu la sfa concer dal placan, al placan al lavanda al calzuler con la pel consa al fal scherp, e il scherp è infatti pripi, i pi è infatti per caminer, camminando son scapusè, scapusando sogno que, per fare sta bella baccaie. Non ha detto niente. Sono io invece che ho riempito di sputacchi il microfono, vi saluto, chi vuole il CD Dudè è là a disposizione. Grazie a tutti, arrivederci. Maria Galantino, Fabio Costantini, Camilla Missio al basso. No, dopo, quando arrivo. Allora, adesso c'è un momento di piccola indagine, ci deve essere due microfoni, perché uno è mio e l'altro... è anti-Covid. Ci deve essere un signore, sei tu? Mi segui? Perché adesso vorrei chiedere a qualcuno di voi qualche notizia. Qui c'è un importante notaio, che è distratto un attimo, però vorrei chiedere a lui, per esempio, la cosa più gratuita che gli è mai successo. Non dire ho incontrato mia moglie, perché questo lo diamo già per scontato. Se devi pensare a una cosa gratuita che ti è successa perché non ti aspettavi. Io sono molto vecchio. Già questo è gratuito, dici, già questo è un bel regalo, no? Mi metti in difficoltà, Davide, dovrei pensarci molto. Torno fra due giorni? Allora, intanto ci fermo, torno, sta attento che ci torno. Allora, però delle domande così, per esempio qui c'è l'ingegner Velez, che è impegnato, se mi segui con la camera, ecco, devi parlare di questo microfono qui, perché questo non è impestato. La cosa più gratuita che ti è successa, se ti ricordi proprio, non so, la nonna che ti ha regalato una cosa che non ti aspettavi, poi quando ti regalano quelle cose che non ti aspettavi e non vorresti anche, cioè, una cosa gratuita. Se posso non essere troppo troppo, come si dice, troppo serio, direi avere visto Baggio giocare a Bologna. Beh, insomma, non c'è male, insomma. Questa è la cosa più gratuita, se non hai pagato il biglietto o... Beh, però non l'ho fatto venire qua io, insomma, qualcuno me l'ha regalato. Ti ha regalato Baggio, è costato un po' alla città, ma va bene. Allora, invece vediamo questi due baldi giovani che sono, come vi chiamate? Massimiliano. E tu? Ivano. Siete gemelli? Siamo coppia, no, di fatto. Siete congiunti, vi siete congiunti questa sera, per questa serata. Allora, un cambio di microfono, okay, c'è un'infinita riserva di microfoni antico. Allora, invece, da voi voglio sapere la cosa più gratuita che avete fatto. Cioè, la cosa che ti sei quasi stupito tu della gratuità di cui sei stato capace. Questo è difficilissimo. Come è difficile? Cazzo, un brutto segno. Come è difficile? Cioè, una volta, avrei fatto una volta una cosa gratis, proprio bella, non dico commovente, ma... Beh, ho portato il pacco del banco. Vabbè, cavolo. Come si chiama? Dosi di paraculi, no, hai fatto bene, doveva farlo, è giusto farlo, invitiamo tutti a farlo, ma un'altra cosa, ecco. Un'altra cosa gratuita, ho portato durante, quando è finita la quarantena,
i weekend portavo i bambini per 4 ore, 5 bambini, miei figli, ai giardini di Margherita. E li tenevo lì per 5 ore lasciandoli. Quindi, qui il concetto di gratuità sfugge un po', cioè che si fa un po' labile e uno potrebbe dire, beh, hai fatto tutto dovere, cioè della cosa gratuita. Cioè. Vabbè. No, capisco che è stato una cosa, un certo sacrificio di sopportazione, però chiediamo qui al gemello congiunto, sì. E tu invece la cosa più gratuita che hai fatto, hai avuto una vita precedente al lockdown, anche, sì, lui no, sì, invece sì, tu sì. Qual è la cosa più gratuita che hai fatto? Scuoti la testa sconfortato, questo non si può copiare. Ho tenuto i suoi bambini. Hai tu, cioè, la cosa gratuita era gratis. Cioè, veramente, non so se vale. Vale, perché è un po' più gratuita di quella del babbo. Beh, più gratuita di quell'altro, sicuro. Cioè, allora, vediamo che c'è qualcosa. Poi torno dal notaio, dopo che so che era lì. Vediamo questo signore con la maglia viola che non conosco. E come si chiama? Giancarlo. Giancarlo, beh, Giancarlo, lei è la cosa più gratuita che ha avuto nella vita? Credo alla vita. Bravo Giancarlo, è un filosofo. Ma no, è la no, verità. No, non è un filosofo. Sono nato a Bologna, quindi conseguenza il regalo più grande è essere bolognese e avere la vita qua. Grande, un applauso per Giancarlo che è contento di essere bolognese. Bene, vediamo poi invece qua dietro. Qua c'è una signora che ha la giacca a vento. Quindi vogliamo incontrare la giacca a vento? L'unica persona d'Europa con la giacca a vento in questo momento si chiama Tania, ve la presento, ve la conosco, è una cara amica. Tania, la cosa più gratuita che hai fatto? Oggi lo sopporto. Lui? Allora, intanto, aspetta. Oggi lo sopporti, invece gli altri giorni ti paga. Cioè, il messaggio è questo. Oggi gratis, domani mi paghi. Facciamo un altro, l'ultimo giretto, vediamo qua, c'è una coppia di signore molto eleganti, il verde è sempre una scelta. Allora, io vi chiedo la cosa più gratuita che avete visto invece nella vostra vita, non che avete fatto, di quelle che abbiamo sentito fino adesso, dopo arriviamo dal notaio che forse ci sorprenderà, ma la cosa invece più bella, più gratuita che avete mai visto. Che abbiamo mai visto nella nostra vita? Sì, nella vostra. Il dono che ci hanno fatto i nostri genitori della nostra bellissima casa. Una bellissima casa, che dov'è? Al Farneto. Ah, bellissimo il Farneto. E avete ancora? E questa è la cosa più gratuita che avete visto? Sì. Tu no. Tu invece la cosa più bella? Il meeting di Rimini. Il meeting di Rimini. Beh, questa è una bella... Anche da parte dei vostri genitori anche quello. Un regalo dei vostri genitori. Bene, allora torniamo dal notaio, vediamo se il notaio ha pensato. Dov'è il notaio? Eccolo qua. Raggiungiamo velocemente il notaio. Allora, ci hai anche pensato, quindi vediamo di tirare fuori qualcosa perché è di buono. Allora, la cosa più gratuita che hai fatto e la cosa più gratuita che hai ricevuto. Esatto, sono concatenate. Concatenate. E sono di domenica scorsa. Ero a camminare sui colli con la mia signora, sì? E abbiamo trovato una persona di una certa età che aveva un bellissimo motorino d'epoca. Motorino d'epoca, cioè un Ciao, un Bravo, un Benelli 75 Leoncino di competizione, che mi spiegava che era del 62-63, aveva fatto anche il Giro d'Italia. Ma dove avete trovato questo? Scusa, cioè, un motorino era, del 72. Era sotto Monte Donato. Sotto Monte Cena. E no. Il poverino era rimasto a piedi. Beh, ci credo, nel 72. Al che era molto caldo, il poverino era faticato e la mia signora qui di fianco e io gli abbiamo spinto il motorino fino in cima a Monte Donato. Quella cosa per cui che avete fatto. Sì. Che abbiamo fatto. Esatto. Quella ricevuta? Poi abbiamo cominciato a parlare così con là, ho scoperto che era anche mio vicino di studio, perché io ho lo studio al 42 di Santo Stefano, lui c'era al 44. Gente bizzarra in quella zona abita, una zona di gente strana. Il giorno dopo mi ha portato una bottiglia di champagne con un... biglietto molto carino. Questo si chiama aver culo, cioè se tu incontri uno sfigato col motorino in panne ti regalo il champagne. Bene, grazie, è un ottimo esempio di quello che c'era prima del banco che si guadagna un po' tutti. Allora io chiedo a Claudio, il musicista, di raggiungermi. Grazie a tutti quelli che ci hanno fatto il loro racconto. Bisogna sempre tenere a mente, ecco, facciamo una piccola improvvisazione. E Claudio, se posso darvi il microfono, grazie.
perché per provare a dire questa cosa della gratuità ho tirato fuori una vecchia poesia che ho scritto e che è nata in un modo un po' bizzarro, anche quello gratuitamente, perché ero a fare una lettura di poesia in un posto e c'era un signore molto bravo che si chiama Elio Pezzi che ha letto una sua poesia. La sua poesia era abbastanza brutta, lui era d'accordo con me, però nella sua poesia c'era un mezzo verso, perché l'arte è il massimo della gratuità, e c'è questo mezzo verso che mi è rimasto in mente, me lo sono proprio portato come ficcato in testa per molto tempo. Poi è successo che dopo qualche mese stavo leggendo un libro su tutt'altra faccenda, un libro dove un epistolario tra madre e figlia israeliane, e in quel scambio di lettere a un certo punto la madre dice, parlando dei palestinesi, con quelli si può fare solo la guerra. E la figlia, in una lettera di risposta, iniziava la lettera di risposta esattamente con le stesse parole che mi hanno colpito nella poesia del mio amico e che io ho preso, ho rubato dalla lettera e dalla poesia del mio amico, perché si può anche rubare, nel senso si può prendere qualcosa che gratuitamente ti arriva, e ho scritto questa cosa che è il mio messaggio sulla gratuità. Claudio mi accompagna improvvisando un piccolo blues. Grazie. Possiamo soltanto amare, il resto non conta, non funziona. Al mattino appaiono la tazza, il vecchio pino, le zolle umide, il fumo dell'alito mentre apri l'auto nel gelo. Potevano non apparire, non arrivare più qui alla riva degli occhi. E l'estate c'era, c'è nella calda, bruna memoria dei rami tagliati, i visi diventano ricordi, le voci gridate, stracci silenziosi. I denti conoscono il sapore del niente e l'oblio che ha portici e portici infiniti. Possiamo soltanto amare, strappandoci felicemente figli dalla carne, parlando d'amore continuamente, ubriachi, feriti, vili, ma con gli occhi lucenti come laser di fiori splendidi e il canarino nel palmo della mano. Mormorare, come dare baci nell'aria. Il rametto profumato non si raddrizza con i colpi della nostra ira. Lo sguardo di tuo figlio non perde il velo di tristezza se glielo togli mille volte dal viso. Possiamo soltanto amare, fino all'ultimo nascosto spasmo che nessuno vede e diviene quella specie di sorriso che si ha nell'abbraccio finalmente di morire, come scendendo nell'acqua. Le stelle a miriadi saranno testimoni e i venti, passati una volta accanto sulla gioia profonda delle ossa, diranno era fatto di allegria, amava, oppure non diranno niente e poi niente per sempre. Possiamo soltanto amare, il resto è il teatro amaro dell'impotenza sotto il sole giaguaro. Grazie Claudio. Grazie Davide. Se devo dire la cosa più bella gratis che mi è capitato nella mia vita, invece mi ricordo eravamo a Buenos Aires in tournée, in una pausa fra i concerti siamo andati al Circolo Tasso, circolo di origine italiana dove si ballava il tango. Gratis ci hanno ospitato e ho assistito a una delle cose più emozionanti della mia vita. Bene, questa sera vi offriamo gratis un bellissimo tango, perché sono qui con noi Patricio Lolli e Carlotta Sant'Andrea. Thank you.
Grazie. Questa era una musica scritta da Carlotta Sant'Andrea nel disco Viral Tango, giusto? Questa è una cosa che anch'io ho scelto il momento migliore per uscire col disco come Giorgio durante la pandemia e con un titolo Viral Tango, che era lo spettacolo che ho fatto nel 2018, ma io intendevo un qualcosa di virale, come il tango di bello che si passa perché piace un po' a tutti il tango argentino. È venuta la pandemia. Grazie. Tornano i batteristi per il secondo brano scritto appositamente per questa serata. Eccoli di nuovo, ve li ricordo, sono Emilio Milan, Stefano Valli, Riccardo Tomba, Graziano Guidotti e Andrea Bisello. È veramente difficile suonare a questa distanza, ma loro se la sono sentita. Brano scritto da Emilio Milan. Grazie Emilio, grazie a tutti. L'effetto surround, volevamo eliminare la distanza entrando dentro il suono. Bene, chiamo allora, ci stiamo avvicinando al termine della serata, con la musica la terminiamo. Serena Zaniboni di nuovo sul palco, ci regala ancora una canzone, dopodiché alla fine vogliamo coinvolgere anche voi. Canterete insieme a noi in un'ultima canzone per concludere questa serata dedicata alla gratuità e nel migliore dei modi. È molto facile, dobbiamo solo cantare la la la. Ma per adesso lascio il palco a Serena che ci canta Master Blaster di Stevie Wonder, ed è una canzone che parla appunto della musica per superare i problemi sociali, ed è una canzone che ha dedicato a Bob Marley, quindi era un po' divertente. Benissimo. Serena Zaniboni e Claudio Vignali. Sì.
times, you're touching heaven if you try. From the park, yeah, the rhythms, Miley High on the box. Tonight will be a party. Calling the head the block. Didn't know you. I've been jumping until the break all down. But tell me, wanna do the bet you. I'll be jumping until the break all down. I'll be jumping and jumping and jumping and jumping it up. Day one has jaded fighting. The button answer today. Here's the lead and all your worries. Breeze it through the fingers of the way. Best I've come to Zimbabwe. Best in all the world. Now the time for celebration. But we only want it just begun. Didn't know you. I've been jumping until the break all down. I've been jumping when it don't want you. I've been jumping until the break all down. Jumping it, jumping it, jumping it, jumping it all. Mad and happy, we are so mad out of fact. I can say that I'm ecstatic, cause it's just a world made a pact. We've agreed to get together, join us children and child. Toyota moving in a positive, destination won the brightest eye. Didn't know you, I've been jumping until the break all down. Jummy wanna do the bit to you. I be jumping until the break all down. I be jumping wanna do the bit to you. I be jumping until the break all down. I be jumping wanna do the bit to you. I be jumping until the break all down. I be jumping and jumping and jumping and jumping it. Grazie, Claudio Vignali. Grazie a tutti. Poeta e volontario del Banco di Solidarietà di Bologna, Davide Rondoni si è imbattuto in alcuni giostrai in cerca di aiuto per tirare avanti in questo momento di grande difficoltà. Ne è nato un invito a non dimenticare il loro mondo, dalle luci minime eppure meravigliose. I nostri inviati, Giovanna Greco e Marino Cancellari. Il mondo ci parla poeticamente se stiamo attenti ad ascoltarlo, se siamo distratti ci sembra tutto brutto e basta. Anche in un momento come questo, che bello non è, si possono cogliere i segni della poesia e della realtà in tanti modi. Le giostre sono uno dei modi in cui gli uomini collaborano alla bellezza del mondo, quindi vederle spente è brutto. La pandemia spegne i colori. Il poeta romagnolo Davide Rondoni porta solidarietà a Castelmaggiore. Nel piazzale vive una grande famiglia, giostrai emiliani da 4 generazioni. Con i volontari del Banco di Solidarietà di Bologna, un po' di pasta, passata di pomodoro, biscotti. Noi portavamo prima di questo periodo pasti a circa 650 persone, una volta alla settimana oppure ogni 2 settimane. E adesso invece ce ne sono arrivate oltre altre 120, quindi
più o meno un 20% in più e purtroppo continuano ad aumentare. L'epidemia carica fatiche, nomadismo, sedentarietà, volti e storie, tra sogni e mestieri, ad affliggere Ergas l'angoscia del lavoro che non c'è. Tutto completamente fermo, non si muove una foglia, dovuto a questa pandemia. E il problema è che noi dello spettacolo viaggiante non siamo riconosciuti, nessuno ci riconosce, nessuno ci dà una mano, non abbiamo voce in capitolo e noi purtroppo abbiamo delle famiglie, dobbiamo vivere, dobbiamo mangiare come tutte le famiglie normali del mondo. Questo è il nostro problema. La gioia è il segno della giostra, della felicità bambina, semplice, senza pretese, a volte anche povera, tra virgolette. Che questo ci manchi in Italia, ci manca molto, secondo me, molto più di quello che pensiamo. Io spero che si rimettano in moto molto presto. Il poeta parla con Romolo, il padre di Ergas, niente lucine accese delle giostre, autoscontri immobili in questo tempo di distanze. Sentono la solitudine e questo è, credo, il brutto segno di questo momento, quando le persone si cominciano a sentire sole, quindi forse anche parlare di queste cose invece è un modo per far sentire meno soli tutti in un momento di prova. Il poco, il tanto che si fa è perso, è già perso, perché da febbraio che dovevamo partire siamo fermi, dunque è già tutto perso. Io sto scartando i tubi dell'aria che non si sporchino di colore, già che siamo fermi. Mettiamo a posto la manutenzione che facciamo tutti gli anni. Attimi in cui si immagina di vedere i giochi funzionanti con bimbi e genitori ebri di gioia. L'immaginazione può sempre correre, poi all'immaginazione deve seguire l'azione. L'Italia è un paese di grande immaginazione e di grande azione, perché l'arte è esattamente la tecnica che segue l'immaginazione. Il problema è che non abbiamo neanche uno spiraglio di sapere quando si partirà e come. Questo è il problema. Ma ha colpito il colore metallico invece che le luci, no? Le giostre spente sono color metallo, quindi un colore freddo, mentre invece le giostre accese, come la vita, non ha un colore freddo, ha un colore caldo, splendente, meraviglioso. La vita è un po' una giostra, soprattutto una giostra che non fai da solo, ma con tanti altri. Era un piccolo racconto di quello che abbiamo vissuto in questi mesi. Ne approfitto per dire anche da parte di Enrico che sono stati raccolti 650 chili di cose questa sera, quindi intanto grazie a tutti. Questo si aggiungono alle altre cose che siamo arrivati quasi a una tonnellata durante questi 3-4 giorni di succo della gratuità. Povero Berzeni. Ha trovato qualche valido aiuto. Io chiamerei intanto su i ragazzi per fare l'ultima canzone, che così intanto si sistemano, poi saliranno anche dopo gli altri artisti che canteranno insieme a noi e insieme a voi quest'ultima canzone. Mentre si sistema l'orchestra, chiamiamo il solista, chiamiamo l'ingegner Bernardi a fare il saluto finale, essendo stato l'ospite, e lo ringraziamo per questa disponibilità a noi del banco e a tutti gli amici. No, siete stati bravissimi, veramente... bello ascoltarvi, ma io devo dire solamente grazie a voi, e poi magari dire anche perché gli incontri esistenziali hanno aderito a questa iniziativa, perché a ben vedere fra il banco di solidarietà e gli incontri esistenziali c'è un DNA comune, tutti e due abbiamo a cuore l'incontro di un bisogno, il banco di solidarietà, l'incontro con una domanda esistenziale, appunto le iniziative che facciamo con la nostra associazione. Questa sera la serata è stata bellissima, io nel ringraziare Davide che ha avuto un po' l'idea iniziale di questa serata e Roberto che ha dato poi forma reperendo tutti gli artisti e facendo un po' il disegno artistico della serata, vorrei così ringraziando loro ringraziare tutti gli artisti che con noi sono stati questa sera. L'elenco degli sponsor, cioè delle aziende che hanno aderito è numeroso, mi perdoneranno se non le elenco tutte, però le ringrazio davvero di cuore perché tutto quello che abbiamo visto ha tanto lavoro dietro e questo lavoro è stato offerto per la più parte in modo gratuito. Bene, con questa iniziativa noi auguriamo buone vacanze, gli incontri esistenziali terminano
questa prima parte dell'anno e adesso vanno in vacanza, e durante questi mesi ci siamo fatti una compagnia direi abbastanza vivace, ci siamo visti quasi tutte le settimane con iniziative che ci hanno permesso di incontrare un'umanità molto, molto variegata. Bene, continueremo con questi appuntamenti, ne abbiamo un altro per la verità domani l'altro con un vecchio amico ma un giovane poeta che è Pietro Lorenzetti, e le sue poesie saranno lette da Andrea Sufiantini che è un attore e commentate da una professoressa che è la Sabina Gerardi. Bene, con questo appuntamento di domani l'altro veramente ci diamo un saluto per l'estate. Bene, grazie ancora a tutti. Grazie all'ingegner Bernardi. È arrivato il momento di chiamare su anche Serena e Valeria, che tutti insieme a noi e anche con i batteristi che riprendono la loro postazione ci aiuteranno a fare questa canzone finale, quindi a questo punto non potete esimervi dal cantare con noi, soprattutto le donne, perché la tonalità è giusta per le donne. Adesso Sofia, Sofia, ti ricordi la traduzione di un passaggio di questa cosa o no? Grazie a Dio la mia vita è cambiata, chi mi ha visto, chi mi vede, la tristezza è sparita, tu hai organizzato una festa in me ed è per questo che io canto così. E facciamo sentire come cantiamo per impararlo insieme. È semplicissimo, la la la. La 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 la. Possiamo partire con la canzone Dallo Zero. Percussioni.
grazie a tutti per questa bellissima serata, grazie a Davide Rondoni e vi aspettiamo al prossimo incontro degli incontri esistenziali. Buona serata.